Ci troviamo all'interno del bellissimo cortile di Palazzo Gozzani di Treville, uno dei palazzi storici più belli della nostra casale, forse direi il più bello. Questo palazzo apparteneva ai marchesi Gozzani di Treville, diventati importanti e famosi sotto i Gonzaga perché diventarono i banchieri e quindi avevano la possibilità di battere moneta per, appunto, per i Gonzaga. Si costruirono, diventarono probabilmente anche un po' protagonisti della vita sociale di Casale, quindi vollero costruirsi un palazzo che fosse all'altezza del loro nome e della loro potenza. E quindi ecco qui Palazzo Gozzani di Treville, questo è lo scalone monumentale che ci porta al piano nobile, possiamo percorrerlo e come potete vedere l'ampiezza, l'importanza di questi finestroni che si affacciavano sul magnifico giardino del palazzo. Qui i Gozzani non badarono a spese, ma addirittura presero tutti i migliori architetti e pittori dell'epoca per rendere più bella questa magione. Abbiamo il soffitto dello scalone d'onore che è stato affrescato niente meno che da Pier Francesco Guala. Qui, e qui ci addentriamo nei saloni, questo è l'atrio magnificente con questi capricci, sono delle vedute che non raffigurano nessuna città in particolare, sono così di pura invenzione, di pura decorazione. Questo è il giudizio di Paride, qui non è più, come vedete, Paride con la mela, qui non è più Guala, ma è Lorenzi, che è un famosissimo affrescante che faceva parte della bottega di Tiepolo e che con Tintoretto ha lavorato moltissimo, soprattutto in Germania, la Würth, Palazzo Reale di Würzburg, molti palazzi di Dresda sono stati affrescati da Lorenzi e dalla sua scuola. Tutto questo è l'ingresso del palazzo, gigantesco, con questa vista meravigliosa sul cortile. Cortile barocco, questo è il barocco piemontese, addirittura pare che nel cortile facessero concerti Gozzani e piccole rappresentazioni, commedie, pièce teatrali nel cortile, proprio la classica facciata del barocco piemontese. Ecco, è importante dire, ed è per quello che io mi trovo qui adesso, che dal 1827 Palazzo Gozzani di Treville è diventato la sede dell'Accademia Filarmonica. È un'accademia storica, nata in quell'anno per volere dei nobili di Casale che erano molto attivi, molto intraprendenti, molto amanti della musica. Questa divenne la sede, qui c'era un'orchestra, c'era un maestro di musica che faceva musica, componeva musica, e poi l'orchestra dell'Accademia andava a suonare nei vari teatri, teatro di Casale, ma anche nei vari teatri piemontesi. Quindi Casale era anche una città non solo nobile ma colta. Questo ingresso è stato un po' rimaneggiato poi dall'ingegner Tornielli, infatti sono un po' di dubbio gusto queste cose, però risalgono all'inizio del secolo, all'inizio del Novecento. Tornielli tra l'altro fu anche presidente per alcuni anni dell'Accademia. Di qua ci addentriamo nei saloni. Abbiamo chiuso un po' le finestre perché d'estate qui fa caldo. Questa è la sala di lettura. Tutte le opere che voi vedete e anche i mobili fanno parte del corredo, diciamo, dell'Accademia, quindi sono dei primi anni dell'Ottocento. Noi abbiamo semplicemente mantenuto, restaurato, però nulla si è aggiunto. Abbiamo fatto ovviamente molti lavori di restauro. Questa è la sala Carlo Alberto, infatti lì abbiamo il busto di Carlo Alberto. I Savoia venivano spesso a Casale, dormirono qui, dormirono anche nell'altro palazzo di fronte, dove adesso c'è il municipio, che è il palazzo Gozzani di San Giorgio. Erano cugini queste due famiglie, erano le due famiglie più importanti di Casale. E qui abbiamo il cuore pulsante dell'Accademia Filarmonica, perché questo, detto anche salone d'onore, adesso è allestito per una conferenza. Comunque qui abbiamo il grande pianoforte a coda e qui si tengono i concerti. La stagione concertistica è composta di almeno 4 concerti all'anno
e poi ovviamente se abbiamo degli sponsor, se riusciamo, ne facciamo anche, se chiunque voglia affittare le sale per fare, organizzare dei concerti, lo può fare, come pure è possibile anche per i non soci affittare i saloni per fare degli eventi. Ecco, questo è lo splendido salone d'onore, come vedete anche qui tutto affrescato, sono molto belle anche i lampadari, sono tutti dell'epoca che si vede, necessiterebbero qualche sistemata. Queste bellissime applique sono di pastiglia, una sostanza che non ho capito bene che cosa sia, ma di cui le tarme sono particolarmente ghiotte, abbiamo dovuto restaurarle già un paio di volte. Proseguiamo nel scoprire le bellezze di questo storico palazzo situato nel cuore di Casale e sede dell'Accademia Filarmonica di Casale. Adesso passiamo dal Salone d'Onore al Salone delle Feste, passiamo in un'altra bellissima sala, un po' più intima, che è soprannominata Sala di Vittorio Emanuele, per il busto di Vittorio Emanuele II. Sopra abbiamo, come potete vedere, il ritratto di Carlo Alberto, quindi chiaramente questi Gozzani di Treville erano sicuramente diventati pro Savoia, anche perché insomma all'epoca conveniva. E queste sono sale minori, pare che questa fosse la camera da letto, non è del tutto sicuro. Il palazzo poi tra l'altro ha subito negli anni moltissimi passaggi di proprietà, perché i Gozzani poi a metà dell'Ottocento si sono estinti e quindi la storia poi è molto variegata. Io so che a un certo punto tutto il palazzo fu acquistato da un grande banchiere torinese, Gualino, che poi all'inizio degli anni 20 fallì, e un nostro amico e socio Salvatore Bazzi mi raccontò che Gualino aveva un grosso debito nei confronti del nonno di Salvatore Bazzi, l'ingegner Bazzi, e gli offrì, in pagamento di questo debito, gli offrì una scelta tra tutto questo palazzo oppure un palazzotto molto più piccolo al centro di Milano, in San Babila, dove adesso c'è la Banca Passatore. E il Salvatore si mangia sempre le mani perché dice: penso il nonno, invece di prendere la Filarmonica, poteva prendere un palazzo al centro di Milano. Comunque questo divenne tutto di proprietà della famiglia Bazzi e conseguentemente però i Bazzi, il vecchio ingegnere non lo abitò mai, lo divise in lotti, in appartamenti, e a metà però l'Accademia c'era già qui, quindi al primo piano c'era già come affittuario l'Accademia Filarmonica. Tutto il resto del palazzo fu diviso in appartamenti già fin da allora e fu dato in affitto. Qui abbiamo l'ultima sala che probabilmente l'Accademia utilizzava per il gioco delle carte, perché ci sono queste luci posizionate proprio in posizioni strategiche, e qui abbiamo il Ratto di Europa, che è l'ultimo del ciclo degli affreschi di Lorenzi, grande appunto affrescatore e allievo di Tintoretto. Adesso ci spostiamo nella parte, chiamiamo così, di servizio dell'Accademia Filarmonica, e cioè il bar, che viene utilizzato normalmente dai soci, dove è possibile venire a prendere un tè, un caffè anche durante la settimana. Queste sono installazioni che abbiamo fatto realizzare un artista contemporaneo che si chiama Corrado Bonomi. Questa installazione in particolare ha vinto diversi premi, si chiama Mare, e sono i pesci che tornano nelle scatolette. È un artista che usa ovviamente l'ironia, e anche queste sono tutte piccole sculture fatte con cose che lui trova ovviamente ai mercatini. Queste sono le gomme che vengono utilizzate per bagnare i prati, questi sono i fili degli elettricisti. E questi sono i sottovasi, sempre dei. Questa è una saletta di passaggio. Ma che bella questa, non la ricordo mica. Questa è una saletta di passaggio e questa è la sala del ristorante. Ah, questa non l'ho mai vista. Carina, questa è allestita con questa installazione che si chiama Castelli in Aria, è un po' una sala dedicata ai poeti e agli artisti che non hanno molto i piedi piantati sulla terra, almeno non tutti. Abbiamo delle cucine meravigliose, sono manca la luce. Che meraviglia! Abbiamo dovuto realizzare delle cucine immense che ci sono costate un occhio della testa,
e che permettono di fare non solo una normale routine dei 30-40 coperti del ristorante, ma di fare anche delle feste, dei party per 200-300 persone. Questa è la zona di cottura, qui abbiamo la parte, il reparto preparazione, con tutti i freezer, con l'abbattitore, con tutto quello che le cucine della Filarmonica erano, probabilmente risalivano all'epoca della fondazione del palazzo, erano improponibili e abbiamo dovuto adeguarci, quindi abbiamo freezer, tutti i banchi frigo, abbiamo un forno pazzesco che ci è costato un occhio della testa, non so bene come sia fatto, ma insomma un forno che cuoce al vapore. E qui abbiamo tutta l'induzione, tutta la piastra di induzione, perché nei palazzi storici non si può, è vietato il gas, non si può utilizzare. Non lo sapevo questo. A meno di non fare grandi impianti antincendio. Che sì, 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 beh, certo, costano ancora di più. E poi qui abbiamo ancora l'ultima parte, qui la cucina della Filarmonica una volta era qua, tutto qua. Adesso questo è solo il reparto di lavaggio. Qui c'era tutto, qui si preparava, si cucinava e si lavava. In questa stanza? In questa stanza, era la cucina della famiglia. L'abbiamo triplicata, più che triplicata. Mamma. Poi di là c'è ancora tutta una zona di freezer e di sì, dispensa. Di dispensa e stoccaggio merci. Ma interessantissimo, bello da morire. Un giorno o l'altro ti porterò anche delle cantine che sono meravigliose, solo che sono piene di detriti. Ah. Sono delle cantine con dei muri, degli infernotti, dei muri che sono spesi. Bisogna andare giù col piumino anche d'agosto. Col piumino e poi ci vogliono gli stivali, perché c'è da prendersi con il minimo e ci dicono. Vanno in recreio e farò il giro, una volta che non faccio così caldo ci andiamo. Quella zona lì c'era tutto il giardino dell'Accademia. E purtroppo è stato poi pian piano venduto a pezzi. La casa dei miei genitori infatti l'ha fatta lì, il giardino. Anche la Banca d'Italia, quell'altra casa che si intravede degli Accattino, sì. Anche lì era il giardino. Negli anni 50, qui c'era un giardino meraviglioso con dei boschi alti così. Mamma mia! C'era la casa, la casetta dei tre giardinieri fissi che c'erano qua e c'era un'orangerie dove tenevano dentro limoni, aranci, tutta di vetro e ferro battuto, chissà dove è finita. Mamma. Era grande come la mia casa. Là c'era il giardino della Filarmonica, dove c'è adesso la banca, era il giardino della Filarmonica. Anche